volete cambiare carriera, volete andare avanti, invece di rimanere fermi, perché la cosa peggiore, che purtroppo capita nel momento in cui ci si sente molto giù, è di lasciare perdere completamente tutto e di dire io sono un fallimento, io non sono ok, sbagliato. Voi siete sempre ok, non importa come, non importa dove. Dovete però trovare il posto e l'opportunità e le opportunità che vi valorizzano e che vi danno l'opportunità di essere espressi per quello che siete. Perché questo è secondo me un punto che bisogna spiegare a quelle persone che magari hanno più difficoltà a, diciamo, tentare di chiedere più soldi. Perché io lo combino anche con un'osservazione importante che per esempio mi era stata fatta in una delle altre domande, sotto diverse forme, quando mi è stato detto... non riusciamo a ottenere più soldi, abbiamo difficoltà a chiedere alle nostre persone, se glielo chiedo mi licenziano. E qual è il problema? Quanto costa rimanere dove siete e guadagnare quella cifra o avere un capo tossico, persone, un ambiente di lavoro tossico, contro a rimanere fermi un certo periodo e magari avere un'opportunità che vale 20, 30, 50 o più volte quello che avreste anche pensato? Bisogna anche fare così se volete diventare veramente ricchi, eh? Dovete rischiare. E il rischio deriva anche dal dire io ti dimostro che non hai ragione. In inglese c'è un'espressione molto simpatica che è I will prove you that you will be wrong. Molto ispirativa, secondo me. Cosa ne pensi? Sì, è vero. È vero, vedi? Assolutamente. Procediamo con le altre domande, però, perché ce ne sono parecchie, ma stiamo andando nella buona direzione. In particolare, eccolo qua, se avessi tanti soldi andrei a mangiare nei ristoranti con le stelle Michelin, per esempio, e con donne molto appariscenti. È stata una piccola osservazione classica, diciamo, di qualcuno che intende usare il denaro, in particolare per far vedere, Per le apparenze. per l'apparenza, che è una cosa che si può anche Sì. fare, perché esiste, in certi mondi Sì. esiste, e in tanti continenti. E rispetto a questa osservazione, ovviamente in confronto al fatto che noi ci vediamo qua in un bar esattamente al... Certo, Bar Osteria La Quercia, via Franchini 5, Mendrisio. lo dico perché è importante tenere presente. Avete già visto che non ero solo l'unico tecnicamente milionario a essere qua. Ci sono più persone che vengono. Anche oggi abbiamo visto più persone con un certo tenore economico anche a venire, anche con certe macchine, bisogna ammetterlo. Non è una valutazione della loro ricchezza, ma sappiamo che sono persone che possono permettersi tranquillamente le 3 stelle a 300, 400, 500 franchi. Io no, sappiatelo. Vabbè, intendo dire altre persone, no, no, non faccio Qua discriminazioni. abbiamo i due opposti, ragazzi. Io sono quella povera e lui no. Povera, forse povera in soldi. Povera in soldi potrebbe anche essere, Poverissimo. che poi dipende cosa vuol dire povera in soldi, bisogna essere sinceri, Chiaro, perché... non sono da terzo mondo, non posso Ma lamentarmi, però diciamo che sono nel ceto sai, basso. anche per simboleggiare che il denaro ha un peso, ma anche la vita ha un peso molto importante, Certo. questo tutto contro quei taccagni che letteralmente non vogliono spendere nulla, manco si lavano, cosa ne so, ma per farlo, anche vita fanno quelli davvero, o sbaglio, fanno vita Giusto, sì. veramente, io questi non li capirò mai, perché per esempio io posso anche dirlo, ho mangiato veramente bene, se guadagnate di più, sapete qual è la cosa bella? Che io quando vedo il menù non chiedo neanche il prezzo, guardo solo la parte sinistra, dico voglio questo, questo, oppure c'è il piatto del giorno o c'è un hit che normalmente ha un prezzo in particolare. Io lo chiedo e non mi faccio la domanda e me lo gusto. Cosa ne dici? Non è poi così male, No, dico, vero? anch'io faccio così, però poi piango. Vabbè, può succedere, dai, ma può succedere, ma... Poi sai come si dice, l'importante è piangere, e piangere su una bella auto e non per forza di una 500 così. Io c'ho una smart, ragazzi, Beh, ma che una bella, sì, ma una parliamo. bella macchina, con Sì, quella ma comunque. carina, carina. Cioè, poi io faccio troppi chilometri all'anno, ragazzi, devo cambiare auto Poi spesso. andiamo un pochino avanti. Allora, qualcuno ci ha anche chiesto un'opinione sul tema dei bitcoins. Allora, piccola informazione. Dare delle opinioni sulle singole valute che non sono regolate da corso legale, non è un mio compito, per il semplice motivo che queste valute sono in realtà valute sociali. Per quale motivo? Perché non sono,
ancora valute di corso legale, cioè sono scambiate ma sulla fiducia. Non è equivalente ad un franco svizzero o a un euro, che sono valute legali, cosiddette di corso legale. Il Bitcoin è una valuta scambiata, ma non è di corso legale. Per cui la cosa veramente di cui dovete tenere in conto è: c'è qualcuno che ve la ricompra? Questa è una domanda importante, perché può avere un valore. Infatti il Bitcoin ha un valore e anche una quotazione, secondo gli scambi. Ma dovete essere sicuri che un'altra banca o una persona ve lo compri al valore. E stessa cosa vale anche per le automobili. Certo. Perché, per esempio, io so che le automobili, che possono anche avere un valore di, dico, 3.000, 4.000 franchi, so che dopo 10 anni vanno al bidone. Risultato, quell'automobile che tecnicamente avrebbe un valore di scambio ancora di 4.000, può valere zero nel momento in cui questa scade in certe nazioni. Addirittura a Singapore le auto più vecchie di 10 anni le prendono e le tirano direttamente al cassonetto. Quindi hanno una scadenza. Assolutamente. A Singapore, ad esempio, hanno una scadenza. Okay. Da noi non c'è questo discorso, tuttavia i garage lo applicano. Quando devono ritirare, per esempio, le auto estremamente vecchie, cioè non vi danno nessun soldo. Rientra anche nelle garanzie, rientra anche in quello che è l'aspetto della possibilità di vendita. Si parla delle automobili ovviamente utilitarie, perché è chiaro che quelle automobili che hanno più di 10 anni ma sono d'epoca o hanno valore più artistico, chiaro, sì. È chiaro che hanno il loro valore, però qui ci stiamo riferendo per esempio alla classica auto di non d'epoca, quelli che chiamano gli oldtimer, parolone per dire questo, che semplicemente non possono essere rimesse nel mercato perché magari troppo vecchie, difficili da mantenere per la garanzia, eccetera. Quindi questi aspetti sì. Vanno tenuti in conto. Quindi attenzione quando si parla di valute che non hanno un corso legale. Se avete la banca e siete sicuri che la banca non fallisca e che vi scambia contro denaro, va bene. Ma dovete essere estremamente sicuri, perché se no capite che il risultato poi può essere che non le vendete e ve le trovate e le avete pure pagate. Oppure fate come me, non avete mai a che fare con le banche e state sul sicuro. Beh, questo può essere un'opinione, nel senso che... È la mia opinione, chiaro. Certo, ma... L'opinione è l'opinione d'anarchica, vorrei precisare, perché io sono anarchica, quindi agisco l'anarchica. No, certo, posso capire benissimo, ripeto. Sì. Dipende molto anche dalle dimensioni dei patrimoni, perché è chiaro che in altri contesti il pagamento per banca è addirittura obbligatorio in certi contesti. Io, per esempio, non ho mai potuto ricevere stipendi. Se non si può fare a meno, chiaro. Ma perché sono degli obblighi di legge addirittura. Pensare, per esempio, sono degli obblighi di... ci sono azioni in cui tu devi ricevere i soldi per forza su un conto bancario, addirittura. Non c'è l'opzione dell'uso del denaro, per esempio. Andiamo avanti con altre domande, perché qui c'è anche sempre un po' di tema. Dividiamo di banca. Dividiamo in due pezzi, che dici? Facciamo storia. Non ti preoccupare. Sì. Allora, c'è stata un'altra domanda che ho approfittato per una piccola pausa acqua, molto buona tra l'altro. Allora, c'è stata un'altra domanda bancaria però, questa volta, riguardo cosa ne pensi dell'influenza in particolare dei prodotti tipo Bitcoin, ETF e di vari tipi di prodotti bancari che sono anche emersi a partire. Personalmente sono strumenti in più per investire. Ma poi le decisioni sono le vostre, o di chi vi consulta di fatto, quindi dal mio punto di vista è una possibilità in più, ma la cosa che dovete tenere presente è cosa aumenta il vostro valore, cosa fa di sorta che il portafoglio salga, perché ci sono gli strumenti, ma se li usate male potete anche perdere, e bisogna usarli bene. O non usarli proprio in questo caso. se non funzionano non usarli, ma infatti, assolutamente. Motivo per cui ce n'è una quantità molto più grande, e quelli ricchi non comprano tutto, comprano quello che serve o che giusto. Possiamo dire che tanti ricchi sono anche dei taccagni, i taccagni, ma in taccagneria, vogliamo dirlo? Siamo sul canale di Lambre, ma in taccagneria. Lo direi anche al di fuori, perché sai, la taccagneria, sai qual è il brutto problema della taccagneria? Che è un sentimento che fa schifo. Taccagneria, anche taccagneria, non tanto di soldi. Bellissimo. Ma si anche... tramanda di generazione in generazione, posso dire. Capita, ma la cosa veramente che è terribile nel contesto della taccagneria o del fatto di non essere generosi è che non ti rende la persona che vorresti essere.
E questo è uno spreco, se ci pensi bene. Esatto. È uno spreco. Ma loro credono di fare bene, no? Lasciali credere. Non sapranno mai chi sono. E questo, io posso solo si piangere. Precludono tutto, si precludono. Assolutamente. Anche le cose più stupide, in realtà. Anche i bisogni fisiologici, i bisogni primari. Beh, momento. Bisogni fisiologici, in realtà, ci sono, per il fatto che, se parliamo esattamente di quelli, esiste sempre un posto per farli. Però i bisogni primari, certamente. Cioè. Io ho visto anche persone molto, molto benestanti non andare dal dentista. Male. O risparmiare su cose importanti. Cioè, questo è grave, questo è molto grave. Volevo solo mettere un pochino più in risalto. No, ma è vero, perché è terribile. In fondo è come rinunciare alla propria salute e a se stessi. In fondo è rinunciare a una parte di se stessi. O sbaglio? Eh sì. Ed è terribile. Bene, ci sono anche altre domande che ci sono. Per esempio, il milionario ha avuto qualche momento di incertezza nel dire da dove veniva. Probabilmente nasconde qualcosa. Ah, sì, l'ho letto anch'io. Allora, va spiegato in due cose. Alle volte, se io non ho la fluidità di linguaggio, è perché ho un piccolo problema. L'italiano non è ancora la mia madrelingua. E alle volte può capitare che, quando parlo, non ho la stessa certezza o, si chiama fluidità, si dice fluency in inglese. E la tua madrelingua qual è? Nessuna. Come per il semplice motivo che quando ho studiato... Tedesco, ho studiato francese. Nessuna, perché ho studiato in diversi posti, per fortuna, e quello che è una fortuna per gli uni è un po' la sfortuna degli altri, cioè... Studiare nello stesso posto o per tanti anni in un certo posto ti fa permettere di avere una lingua madre, cioè la conosci a un livello tale da conoscere veramente tutto, anche al di fuori della formazione della scuola, perché lo puoi usare in famiglia o con gli amici. Avendo ruotato in diversi posti non è stato possibile, per cui ho imparato inglese, ho imparato francese, ho imparato tedesco, lo spagnolo e anche l'italiano. Quindi da bambino. Si può dire, ma sono stato costretto a essere multilingue perché volevo leggere i giornali, volevo vedere la TV satellitare, volevo fare diverse cose e non si può dire che abbia una madrelingua. E ti trasferivi spesso? Beh, erano anche i tempi in cui trasferendomi ho imparato più cose. Ah sì, e quindi, beh, ma l'ho fatto anche per ragioni di forza e soprattutto perché... La vita ha portato anche a un contesto di questo tipo, quindi se qualche volta ho esitato a parlare, vorrei vedere cosa fareste al mio posto se l'italiano non fosse la vostra madrelingua. Fareste magari peggio. La stessa cosa. No, ma bene dirlo, perché è importante. È stata una fortuna, dai, da una parte è stata una fortuna. Ma lo penso anch'io, personalmente penso che sia stata un'enorme fortuna, perché viaggiare e conoscere le lingue... E poi anche l'ambredetto lo fa notare, apre molto la testa e fa capire che esiste anche un mondo al di fuori. Certo. Forse il messaggio più importante, al di là delle destinazioni, è di aprire la propria prospettiva e conoscere più cose. E questo secondo me è un messaggio importantissimo, o sbaglio? Sì, sono d'accordo. Anche viaggiare, lo stesso discorso. Certo, motivo per cui io personalmente anche viaggio e faccio di sorta ovviamente di... È conoscere le cose, perché se no come faccio a sapere? Salute. Grazie. Bene. Poi, un'osservazione importante. Il milionario non ha avuto modo di conoscere la povertà, perché non ha mai avuto l'opportunità di conoscere la libertà di non avere nulla. Ah, ok. Un'altra di quelle, sai, quelle considerazioni di carattere... filosofico, un pochino sì, di che tema. Parlavamo anche l'altra volta. In parte sì. Anche, ma qui c'è stato chi puntualmente ha detto: ma se sei stato milionario già da minorenne, non hai potuto conoscere né la povertà né nulla. Allora, la piccola risposta che io do è: prima però di essere stato milionario, o comunque più abbiente, diciamo si dice in Italia, beh, anch'io ero stato povero, sono nato povero tecnicamente.